Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscita la LD di Arciela. Io ho già fatto il Lost Chapter, l'ho praticamente ricompletato tutto e mi sono lasciato soltanto la Lufenia da parte perché la faremo poi successivamente stasera su Twitch. Ciò di cui voglio parlarvi oggi è per l'appunto questa LD di Arciela. Molto deludente. Avevo ricevuto informazioni totalmente diverse, vedendola in azione e leggendone gli effetti mi ha veramente deluso parecchio. Un personaggio come Arciela, che era comunque un personaggio molto forte e interessante, soprattutto nell'epoca global quando è uscita, potendo comunque svolgere dei ruoli diversi e soprattutto utili al team. Quindi avere la possibilità di dare un HP Silence, avere la possibilità di dispellare, curare, avere un ex rapida e tutte altre robe, sinceramente vedersela un attimo bruciata, mettiamola così, tra virgolette, in questo modo non è un granché. Ha un LD che personalmente non mi piace parecchio, ma non l'ho provata, quindi non posso dire effettivamente se ne valga la pena o meno. Ed è proprio per questo che oggi ci ritroviamo qui a pullare. Ci ritroviamo qui a pullare perché sono indeciso se valutare la sua LD in modo positivo o valutare la sua LD in modo negativo. Ed è per questo che ho accumulato ben 50 ticket. Questi 50 ticket saranno, per come dire, la mia ancora di salvezza, se vogliamo dirla tutta, perché non ho intenzione di spendere le gemme. È un banner che assolutamente non mi piace, perché comunque Prish, Rinoa e Arciela stessa, a parte che ho tutti, ma spendere delle gemme per queste LD, che mi sembra abbastanza deludente, in realtà non vorrei spendere, ecco. Voglio queste 100k da poter sfruttare magari su Siodor e cercare comunque di vedere se effettivamente ne valga la pena. Detto questo, io direi che comunque possiamo pullare. Volevo mettere una musica, se devo essere sincero, una musica da pull. Però, essendo comunque solo 50 ticket, preferisco pullare in fretta, tra virgolette, e quindi non fare un video troppo lungo e non avere bisogno neanche di velocizzare il video, a meno che abbiamo delle orbe dorate o di quello o quello che abbiamo altro, decideremo il da farsi. Direi di cominciare, quindi andiamo a vedere queste orbe, questi ticket, se magari ci consentiranno di ottenere l'LD. Oddio, ottenere l'LD dal ticket mi andrebbe bene, diciamo per un motivo semplice, il fatto che è gratis, no? I ticket rappresentano comunque quella speranza che abbiamo tutti di poter sculare qualcosa. Io ho sempre detto che comunque i ticket vengono utilizzati in questo modo, cioè quando si vuole tentare di trovare qualcosa in un banner, meglio affidarsi ai ticket piuttosto che spendere delle gemme di cui si vuole fare affidamento per un personaggio che si vuole al 100%. Ora, uno di questi personaggi che io voglio al 100% è Elnarsh, ma Elnarsh arriverà ad agosto. Ci sarà anche Ramu che mi darà la possibilità di farmare e quindi non dovrei avere grossi problemi anche in previsione di un PT, facendo le corna ovviamente, verso Gabrant, che comunque riceverà la sua LD, riceverà il rework, ma cosa più importante, riceverà il suo livello 80. Quindi molto interessante da quel punto di vista e non vedo l'ora di vedere cosa riusciranno a fare. Tra l'altro, una news che posso dare comunque in anteprima, avendo comunque già visto la ipotetica possibilità, è che Gabrant riceverà la skin di lui senza la maschera. Quindi si avrà la possibilità di poter giocare Gabrant senza maschera e sicuramente la inseriranno come skin alternativa quando appunto verrà introdotta la sua LD. Poi, come eventi
interessanti all'interno del Giappone per chiunque voglia magari cominciare a giocare, per chiunque voglia iniziare questa avventura. Ve lo consiglio adesso perché il periodo è veramente buono. È un periodo veramente buono, dove ci sarà la campagna celebrativa estiva, dove ci sarà anche dove ci sono comunque delle free multi, ci saranno delle free multi, personaggi che comunque sono interessanti. Forse adesso è finita Artemisia, se non sbaglio, però quello effettivamente è un peccato, ma comunque c'è Onion, che per cominciare non è assolutamente male. Col fatto di poter manipolare i turni, di avere la possibilità di gestire le turnazioni, sono sicuro possa effettivamente dare una mano. Io nel frattempo qua sto trovando soltanto orb azzurre, sto trovando una ceppa e sono contento così, proprio per sprecare questi ticket in nome della scienza e di non trovare nulla, ovviamente. Anche perché mi è successo spesso e volentieri che faccio la registrazione e non trovo nulla, vado a pullare dopo aver registrato e trovo quello che mi interessa. Ed è una cosa che mi dà un fastidio che voi non avete idea. Proprio perché mi piacerebbe comunque ottenere ciò che mi interessa dal video e non fuori il video. Tanto vale non registrare. Però diciamo che per il momento il JP fino al rilascio del nuovo capitolo è un pochino così, è un pochino spento. Non c'è molto da dover fare, non c'è molto da. Cioè proprio non c'è niente da fare fondamentalmente. A parte la Lufenia perché ancora non le ha fatte o comunque altra roba. Qua sto ottenendo soltanto PS di cui sono già strapieno. Attenzione, un'orbo dorata finalmente. Io ho già scaricato i dati di gioco, quindi. Oh, LD di Arsiela. Bene, bene, bene. La possiamo testare con i ticket. Perfetto, non abbiamo speso gemme. E questa è la cosa fondamentale. Quindi, io adesso maxerò l'LD di Arsiela. Vi farò sapere, ovviamente, stasera su Twitch o comunque su Discord se mi seguite come sarà. E mi tengo le gemme per Siodor. E successivamente magari anche per Elnash. Vediamo. E per Gabrant, teoricamente. Perché comunque anche Gabrant vorrei pullare. Bene, sono soddisfattissimo. In meno di 50 ticket abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Sono contento perché Arsiela ce l'ho viola. Quindi maxare anche la sua LD è più diciamo una ciliegina, no? Sulla torta. Più che un interesse personale. Però mi va bene. Sono contentissimo. Quindi. Grazie ancora per aver visto il video e noi, come sempre, ci becchiamo in live su Twitch e alla prossima. Bye bye!